signori, bademi e benvenuti in un nuovo episodio con Atomic Earth. Qua c'è il bordello e io me ne andrei. Nell'ultimo episodio abbiamo fatto quello che è il prologo e non so perché il nostro personaggio scatta così, fa tipo questi sprint in avanti. Forse è tipo un nostro potere. Oddio! Oh! Attenzione. Cosa ho preso? Oddio, materiale. Oh, oh. Oddio, guarda, dego. Ti piace, testa di latta? Porca puttana, ma è bellissimo. E prendo dei materiali da queste cose. Ma non c'è nulla, robot caduti. Puttana. Ehi, Guanto. Sì, maggiore. Qualche informazione sul bersaglio? Viktor Petrov è il capo ingegnere del collettivo. Ma cosa cazzo è, raga? È stato arrestato per tradimento e condannato ai lavori socialmente utili presso il complesso Vavilov. Ho capito, me ne occupo io. Da dove dovrei iniziare? Petrov si trova attualmente da qualche parte nei livelli sotterranei del complesso Vavilov. Dovremmo trovare un modo per entrare. Ok, muoviamoci. Attenzione, mamma mia, raga. Ehi tu, sto arrivando. Sei ancora in vita? Ma è un robot, no, stai lontano dai robot. Questi si cazzano male. Oh. Merda, togliti di dosso. Attenzione. Ma che cazzo è successo? Porca aia, madonna. Vaffanculo. Minchia, ti scassi le mani. Lasciami, cazzo! Oddio, signora! Che cosa stai guardando? Sei quasi morto soffocato. Dammi la mano. Questo non me l'aspettavo. Dovresti fare più attenzione. Questo posto è diventato un manicomio. Sì, l'ho notato. Grazie per l'aiuto. Figurati, figliolo. Ma che ci fai qui? Sono solo di passaggio. Lei invece chi è? Io? Sono Zina. Nonna Zina. Non ti serve sapere altro. Nonnina. Ok, capito. Ma tutte queste vittime? Che succede? Forse non l'hai notato, ma i robot stanno attaccando le persone. Chi non trova un nascondiglio è morto. Mi farebbe comodo un'arma. Lei ha qualcosa? Non vedi che ha un forcone? Non Certamente. Penso. Ma come? Ma non ti darò un cazzo. Ah. Vai al complesso. Se ti serve un'arma, puoi prendertela laggiù. Il complesso Vavilov? Ci stavo andando. Ah. Beh, sei fortunato. Ci vado anch'io. È abbastanza sicuro. Ma oddio. Non ce l'ha! Porca puttana. Abbiamo 30 secondi. Muovi il culo! Come 30 secondi? 30 secondi prima di essere fottuti. Anzi, super fottuti. Oddio. Oh, cazzo. Maledizione. Vieni qui, Belfusto, vieni. Come Belfusto? Signora. Prendi questa chiave e girala in senso orario. Ho detto in senso orario. Appunto, al contrario. Sì, io intanto li trattengo. Cosa devo fare? Un bell'arsenale lì dentro. Ma che cazzo? Ci siamo. Signorina, ma lei... Prendi questo. Signorina, ma lei ma... Di andartene all'inferno. La vecchietta con la K47. Merda. Dalle a me. Eccoti. Quello dove l'ha preso? Scordatelo. Lo dì a me. Tu pensa alla chiave. Che qui faccio io. Col bazooka. Cazzo, siamo morti. Porca puttana! No, vabbè, raga. Fantastico. Ma dai, la nonna con la K47 e il bazooka. Oddio. Bellissimo. Cazzo, sì, sempre il momento più adatto. Ma è al contrario, sta sigaretta.
Attenzione, in un solo tiro. Che diavolo di casino! Ma era al contrario, raga. Oddio mio. Che due coglioni. Cosa ho preso? Capsula neuromed piccola. Penso siano dei medici. Ok, raccolgo. Dobbiamo capire come aprire questa porta blindata. Ah, tu dici? Vedi di smetterla con i consigli inutili. Perché piuttosto non mi dici di più su Petrov? Come hanno fatto a rintracciarlo? È stato Mikhail Stockhausen a scoprire il tradimento di Petrov, che poi è stato arrestato dall'unità Argentum. E come c'è finito qui? Dopo il processo, Petrov è stato condannato ai lavori socialmente utili e spedito qui come detenuto. Cos'è? Non sono riusciti a trovare nessun altro in tutta l'Unione Sovietica che potesse sostituirlo. Al lancio del Collective mancano pochi mesi. Sostituire il capo ingegnere sarebbe stato sconsiderato. Petrov doveva terminare ciò che aveva iniziato ed è quello che gli hanno fatto fare. Cos'è di tanto speciale quel tizio? Viktor Petrov in passato era il capo ingegnere di un reparto segreto dell'Accademia delle Conseguenze, che si occupava di programmare robot per il Collective 2.0. Capisco. Questa è una registrazione di... Trovato una registrazione. Mi chiamo Ekaterina Vishnovskaya, sono una programmatrice. C'è stato un incidente al complesso Vavilov. I robot hanno iniziato a uccidere tutti. Adesso sono... Ehi, chi c'è? Mi hanno trovata. Non vi avvicinate, ho una granata! Ehi, sono il sergente maggiore Ibrahimov. Sono umano. Devi venire con noi, è pericoloso qui. Stammi lontano, mostro! Ascoltami! Nessuno si fida di nessuno perché c'è tutto il bordello. Loro possono sentirti. Bella, c'è pure la traduzione di queste cose qua. Comunque abbiamo trovato la valvola e... Minchia, ma è il delirio. Penso... Ehi tu, dall'altra parte della porta, riesci a sentirmi? Purtroppo sì. Metto la valvola. Aziona la valvola e apri la porta. Bisogna vedere se è robot o è umano. Oddio. Uno. Che diavolo. Resisti, amico. Resisti. Resisti. Oh. Oh cazzo. Ma cosa mi ha dato? Io ho preso qualcosa da lui. Proiettile per fucile. Ah, abbiamo preso il fucile. Oddio. Ah, capsula neuromed. Ma io la uso una capsula. Non sono messo per... No, vabbè. No raga, ma è fantastico sto gioco. Ma di che cazzo stiamo parlando? Ma da cosa è stato preso? Lì c'è un nemico tipo. Zone sicure. Le sale ristoro sono le zone sicure del gioco. In ognuna c'è una macchina di salvataggio manuale. Ah, quindi si salva manualmente. Salvataggio dei dati. Ok. Cosa ho preso? Materiale, proiettili del fucile, parti metalliche. Ok, prevenire è meglio che curare. I nemici possono essere eseguiti da attacchi potenti. Mandano il P3. Ok, le per schivare. Corsero dalle ceneri. Posso darti un consiglio? Sarei un po' occupato adesso. Prova a schivare gli attacchi più potenti dei robot. Sono tutti potenti. Ok, oddio. Gli attacchi eseguiti da un robot. Di questo passo non resisterò a lungo. Il primo robot mi ha fatto il culo. I robot distrutti contengono un farmaco rianimante a base di polimero neurale chiamato Neuromed. Estrai la capsula di Neuromed e usala per curare quello che abbiamo appena fatto. Ok. Raccogliere altre risorse che si trovano lungo il percorso non guasterebbe maggiore. Ok, un'altra registrazione. Posso ricordarti che il tuo equipaggiamento comprende uno speciale zaino Yarov Abalakov in cui riporre oggetti ed equipaggiamenti? Grazie a una singolarità quantistica, rimpicciolisce gli oggetti collocati al suo interno per poi riportarli alle dimensioni originali quando vengono tirati fuori. Ok, quante stranezze, eh? È un po' come vivere nella fantascienza. Perché hai acceso quell'appare? Ci hanno ordinato di accenderlo quando lei fosse arrivata, compagna Muraviova. Ma è la nonna? Ho l'ordine di documentare... Documenta il tuo culo se vuoi, ma non registrarmi. Fammi passare, ho detto. E non chiamarmi compagna Muraviova. Sono nonna Zina per te, figliolo.
Non possiamo lasciarla passare, nonna Zina, non senza autorizzazione. Che cosa? Sono sempre stata autorizzata a entrare e ora non lo sono più? Stammi a sentire, o mi lasci passare in questo istante o tornerò dopo e ad aspettarmi qui fuori ci sarà qualcun altro. Allora? Vada pure. Come pensavo. Riposo. Attenzione, raga. Quindi nonna Zina è abbastanza rispettata comunque. Vorrei richiamare la vostra attenzione sul fatto che a Zenaida Muraiova, alias nonna Zina, non è permesso entrare o avvicinarsi al magazzino degli alberelli senza autorizzazione, in nessun caso. In precedenza, la compagna Muraviova, sarebbe nonna Zina, ha portato nella sua abitazione semi, arbusti e fibri sperimentali con il pretesto di effettuare un'ispezione, per poi coltivarli privatamente. Vabbè, praticamente non poteva più accedere qui per via che lei aveva piantato queste cose senza permesso. Allora, il gameplay è fantastico, come si lootano le robe, la grafica, tutto il contesto. Attenzione, raga, è pieno di roba. Avvicinati di soppiatto al robot ed esegui un attacco furtivo. Io ne approfitterò per disabilitarlo definitivamente. Ok. Oh, ma è velocissimo. Ma porca puttana. Aia, minchia, mi sta scassando. Madonna. Non spara! Non spara! Porca puttana, mi sono cagato! Dio, ma... Porca puttana, ma devo premere velocissimo! E qua siamo ancora delle fasi di tutorial, diciamo. Siediti, Mikhail. Devo solo finire un lavoro e poi ti aiuto con quel rapporto. Abbiamo solo due tecnico corte. Di laboratorio 84, porta del tè al compagno morto. Arrivo tra un secondo, d'accordo? Oddio! Ho allontanato il corpo dalla testa più che tagliare la testa. Mamma mia, raga, ma è fantastico, però. Com'è riuscito quel Petrov ad hackerare il collective? Il traditore non ha agito da solo, stava complottando con parecchie altre persone. Parecchie, dici? E dove sono? Sono già state eliminate, ma sarà impossibile arrivare a Petrov senza il tuo supporto. Ecco perché sei qui. Mamma mia, raga, è tipo il sistema di Fallout per scassinare le porte, ma con il guanto. Fantastico. Non so che decapito gente a caso, ma è bello. È bello farlo, più che altro. Non abbiamo però molte risorse. Comunque è bello perché da quello sfondo futuro... Ripeto. È che io sbaglio, ragazzi, sbaglio. Quindi mi stai dicendo che un manipolo di traditori è riuscito in qualche modo ad accedere al collettivo? Una rete creata dalle menti migliori di tutta l'Unione Sovietica. Tecnicamente parlando, il collective non è stato violato. Nessuno potrebbe aggirare gli algoritmi creati dal team del professor Lebedev dell'Accademia delle Conseguenze. Allora perché diavolo sta succedendo tutto questo casino? I traditori hanno inserito una falsa modalità di combattimento in uno degli algoritmi del Collective, che fa sì che l'hub centrale percepisca tutti gli umani come soldati invasori. E i nostri scienziati non possono farci niente senza Petrov. Sì che possono, ma ci vorrà del tempo. Cazzo in cui fa? Molte altre persone moriranno e le informazioni sull'incidente verranno allo scoperto, al di fuori della struttura. Mamma mia, raga, ma è un casino, ma tra l'altro bellissimo. Ah, posso usare un kit rapido di Neuromed con X, ok. Dio, ho fatto un salto. Vabbè, cazzo, è Bruce Lee Robot. Oddio, raga, ma i robot c'hanno un sistema di combattimento fantastico. Oddio, mamma mia, se sono duri. Però abbiamo preso roba. E devo ancora ambientarmi con i tasti, raga, lo sto giocando da MK. Andiamo avanti. Oddio! No, stavo schivando. Porca
Porca puttana. Maledizione, perché qui è tutto chiuso a chiave? La modalità di emergenza è stata attivata non appena i robot hanno iniziato ad attaccare gli umani. La struttura 3826 è in isolamento, compreso il settore interno. E io come faccio ad aprire questa porta? È chiusa con una serratura elettromagnetica. Perciò devo friggerla con un impulso elettromagnetico. E come cavolo dovrei riuscirci? Il tuo guanto può essere equipaggiato con un modulo scossa che genera IEM. Da qualche parte nei terreni della struttura dovrebbe esserci una capsula contenente il polimero neurale necessario per installare il modulo scossa. Ok, ci penso io. Oh. Tendo da qui. Ah, ok, posso andarci. Qualcosa non va. Cazzo è successo? Merda! Oddio! Ma buongiorno. Ma qua la fantascienza comunque, raga, è a minchiacina, aggiungerei. Alzati, soldato. Perfetto, un po' di più. Stai bene? Sì. Dimmi quante dita vedi. Sono 4. Bene, alzati, mi serve il tuo aiuto. Minchia, solo 4 dita. Ti hanno portato qui, vieni, forza, fai pressione. Hanno cercato di salvarti. E tu chi sei? Un dottore. E hai anche un nome? Non c'è tempo per le chiacchiere. Cazzo! Le pinze, sì, portamele. Questo cosa ti fa qui? Perché ci hai messo così tanto? Una capsula di polimero. Non ci serve. Come ti chiami, dottoressa? Larissa, e fai troppe domande. Sai una cosa? Arrangiati, dove puoi vai? È inutile, non abbiamo l'equipaggiamento. Io sì. Ah, ottimo. Ora si ma fa sul serio. Fai troppe domande. Ma che cazzo? Sta giù! Larissa! Oh! Oddio, ma che cazzo? Porca troia, attenzione al raggio! No, io vado di pompa. Carico! Cambio caricatore! Ho finito i colpi! A fare in culo. Sconfitto. Charles, dove sbuca il condotto in cui si è infilata Larissa? È difficile dirlo. Il sistema di ventilazione comprende un gran numero di condotti ramificati. Va bene, posso occuparmene dopo. Mamma mia, raga, è bellissimo. Che cos'è quell'affare sulla porta? Una serratura. Va a schioccare le dita nel momento esatto in cui si accende la spia del perno di bloccaggio. Ah, ok, ho capito. Ok, ci siamo. Minchia, ma è bruttissimo sta roba. Ha funzionato! Mamma mia, raga. Però pochi colpi pompa, mi sa che dobbiamo giocarcela più tra il corpo a corpo e i guanti che il resto. La cosa non mi piace. Charles, cosa c'è dall'altra parte della porta? È la voce di Nora, un'avversaria parecchio ostica. Salvataggio dei dati. Mamma mia. Due proiettili abbiamo trovato. Un progetto. Ma che cazzo? Oddio. Fanculo! Oh, che stallone. Non ne hai abbastanza di composti? Lascia che ti leghi a letto, non consiglio. Oddio! Non c'è bisogno di opporre resistenza. Vedrai che ti piacerà, tesoro. Non farti legare le braccia. Ci sto provando, non vedi? Gradirei un po' d'aiuto. Avvicinami ai suoi sensori, presto. Oh, com'è eccitante. Gli uomini ribelli e dominanti mi infiammano così. Che cazzo, è la prima volta che trombo un distributore. Ti sicuro. Lascia fare a me. Che brutto! Mi piacciono gli uomini forti! Sono così eccitata! Più vicino, non la raggiungo! Ci provo! Ma è maledettamente forte! Al tuo servizio, zuccherino! Qualsiasi cosa per te! Che posso fare, padrone? Ma che cazzo?
Presto avrai a disposizione altre abilità, ma per ora una scossa. Ah, queste sono le mie abilità. Hai avuto la forte. Usa quest'arma potente per spaccare il cranio dei tuoi nemici e portami dei regali. Così potremo darci dentro. Ti mostrerò cosa significa davvero fare sconcezze. Perché dovrei portarti dei regali? Alle ragazze piace essere coccolate. Perché la riparatrice ha bisogno di risorse da scomporre per produrre oggetti. Fortunatamente per noi non è molto esigente, anche se alcuni aggiornamenti possono richiedere componenti rari. Mi pare di capire che la struttura sia piena di ogni tipo di ciarpame. Proprio così, compagno maggiore. Oddio, raga, ma che cosa sto vedendo? Allora, qua abbiamo una registrazione che io mi andrei ad ascoltare. No, vaffanculo, l'ho skippata. Però troppi dialoghi, raga, troppi... Cioè, manco il tempo di renderti un pochino conto di quello che trovi, che devi stare lì costantemente ad ascoltare 20 miliardi di dialoghi e di cose. Allora, quindi, per come abbiamo capito, questa macchina qui, sperando che non parla più... Ok, abbiamo potenziamento arsenale, potenziamento polimeri. Vediamo su tipo arsenale. Ah, ci vuole la ricetta per creare... Oddio! Vabbè, non ce ne andiamo a spoilerare. Noi abbiamo tipo queste due armi. Questo è... Qua siamo su Crea, quindi se noi troviamo le ricette possiamo anche crearci queste cose consumabili. Vedi, abbiamo la ricetta per creare questo. Per esempio il Neuromed piccolo, poi c'è medio grande, poi ci sono altre varie cose. Possiamo anche trovare la... Le ricette per creare i proiettili, pistole, cartucce, varie cose. Su potenziamenti possiamo migliorare le nostre armi. Noi abbiamo per esempio aggiunto il colpo... Come cazzo si dice questo qui? Però poi ci sono varie cose, tipo la lama. Possiamo fare lama d'acciaio. E ci vogliono soltanto 12 di queste che noi volendo abbiamo. Vediamo. Ah, che poi può essere migliorata a livello 1, 2, varie cose tattiche. Fantastico, gli stramaledetti ascensori sono fuori uso. Che cosa dovrei fare? Saltare? Non c'è corrente. Ricollegando l'alimentazione riprenderanno a funzionare. Quindi devo trovare un interruttore. Ma dove diavolo si trova? Potrei seguire i cavi, ma sono tutti nascosti nelle pareti. Puoi individuare emissioni elettriche tramite la scansione. Ah, vero. Ok, ma porca puttana, mi sono buttato nell'unico buco della storia. Il magazzino è chiuso a chiave, fantastico cazzo, okay. Non basta schioccare le dita, no, mi serve una chiave. E fammi indovinare, tu non puoi aprire questa serratura, vero, Charles? Purtroppo no, ma posso impostare un punto intermedio che puoi sfruttare per trovare la chiave. Dovrebbe trovarsi in un'area da lavoro vicina. Finalmente inizia a renderti utile. Caso rispondono solo alle persone. Mamma mia, ma è bellissimo il nostro personaggio. Fammi sapere, questa cosa mi spaventa un po'. Ok, la chiave dovrebbe trovarsi qui per aprire quella porta che poi ci serve per trovare, insomma, i cavi. Ok. Fa attenzione, c'è una telecamera dente di leone lassù. Se ci rileva, presto questo posto brulicherà di robot. Rilassati, posso sempre distrarla tirando qualcosa e poi metterla fuori uso con un IEM. E da qui non posso farlo, quindi devo distrarla io. È meglio farcela furtivi, raga, per risparmiare... Per risparmiare colpi. Ok, materiale, queste cose, dato che ora abbiamo visto il crafting, servono un botto trovare queste robe. Dobbiamo cercare di lottare il più possibile. Penso se faccio così è meglio. Guarda qui come sono stati tutti uccisi, raga. Ah, comunque i robot sono belli potenti, eh. Biomateriali, queste sono tutte cose per il crafting. E dovrebbe essere da qualche parte qui la chiave. Ah, hai trovato la chiave. Ora possiamo accedere all'interruttore. Sì, ma prima do un'occhiata veloce in giro. Mi servono dei pezzi per potenziare la mia arma, altrimenti non andrò molto lontano. Non mi sognerei mai di fermarti. Ottima mossa, Charles, ottima mossa. Ok.
Oddio, ma non muorono. Porca puttana, per... porca di quella. Minchia, raga, ma i robot sono, porca puttana, se sono duri. Attenzione, poi ha fatto pure la trottola. Certo che lo sono. Ecco perché il tradimento di Petrov ha colpito il cuore stesso della madre patria. Ha letteralmente pugnalato alle spalle il suo stesso paese. Vuole che il mondo intero smetta di usare i nostri robot. Che figlio di puttana. Vediamo di lottare il più possibile. Guarda quante parti stiamo trovando, comunque lottando ste robe qua. Ok, qua c'è una registrazione. Porca puttana, comunque io c'ho il vizio, raga, che quando scrivo, scrivo all'indietro, invece devo scrivere a destra a sinistra, che è molto più efficace così. Ok, modulo, varie cose, dobbiamo potenziarci, lascia. Ok, qui abbiamo finito. Signorina, lo so che lei è morta, ma ho visto anche che si muove. Ce ne accertiamo, non vorrei jumpscare inaspettati. Allora, quindi abbiamo la chiave, dovremmo poter aprire quella porta lì. Oh, così. Va bene. Si tratta di un sistema di sicurezza passivo con relè laser. Ho visto cose simili diverse volte. È necessario un codice cromatico. Purtroppo non abbiamo codici. Dovrai cercare di decifrarlo con la logica. Ah, tu credi? E io che pensavo di rimanere qui finché non si fosse disattivato da solo. Come con la logica? Relè di sicurezza passivo. Sblocca la funzionalità del relè di sicurezza passivo ordinando in modo corretto i flussi magnetici. Sì, la corrente è tornata. Ok, perfetto, abbiamo la corrente, abbiamo attivato. Ho segnato un altro punto intermedio per facilitare gli spostamenti. Mi credi così stupido? No. So dove devo andare per completare la... Scatto durante il salto. Ah, posso fare uno... Stavo soltanto cercando di semplificarti le cose. Puoi semplificare? Ha funzionato! Ma vaffanculo. Ok, e siamo qui. Siamo ritornati praticamente dove serviva la scossa elettrica. La porta è bloccata elettromagneticamente. Sei completamente sordo per caso? Scusa, continua. Ok. Ah, posso anche usarlo sui nemici per immobilizzarli. Minchia, tre nemici. Sì, un paio di cazzi, sì. Donne, abbiamo fatto delle cose. Ok. Oddio, che te Bruce Lee. Okay. Aiuto, aiutatemi. Madonna. Eccolo, va. Ma sono OP sti robe. Sono io scarsissimo, che puoi anche essere. Oh, salvataggio. Salvataggio dei dati. Perfetto, cosa ho trovato? Ah, un progetto. Proiettile di fucile. Posso craftarmi volendo. Quindi, maggiore, armi o... Allora, devo potenziarmi un attimo l'Ash, perché l'Ash fa troppo cagare. Siccome abbiamo, volendo, varie... No, potenziato il fucile? No, lascia. La lama, per esempio. Lama d'acciaio livello 1. Potenzia. Ok, per farla a livello 2 occorrono... Ah, possiamo farlo. Ok. Io mi potenzierei l'Ash, che per adesso è il corpo a corpo, è quello che usiamo di più, anche perché le munizioni non è che se ne trovano tantissime. Quindi preferisco... Non c'è un'altra strada di Ash. Dobbiamo salire. Per andare dove? Petrov è scappato mentre lavorava nel laboratorio del freddo di Vavilov. Andando per logica, dovremmo iniziare da lì le nostre ricerche. E come ci arrivo? Dobbiamo prima arrivare al centro di distribuzione. La funicolare ci porterà lì. Oddio, ma queste cose mi mettono ansia. Mamma mia, raga, mi mettono ansia, queste cose mi inculano. Ok, dai, che usciamo, raga, usciamo si di qui. Si può nuotare nei polimeri, non c'è fatto, è bello in effetti, come nuotare con le balene e i delfini nell'oceano. È così tranquillo.
faccio i robot morti. Ma non si possono tirare sti cosi. Madonna. Oddio, ma su queste cose si nuota. Oddio, ma che cazzo è? Agente. Riavvia il sistema di controllo per riattivare la linea. E come faccio a riattivare la linea? Dovrebbe esserci un pannello di controllo nelle vicinanze. Ma non mi dire. Questa imponente piattaforma ospita il futuristico. Ma vai a fare il culo. Come si apre sto coso? Mamma mia, raga, ecco, ma è pieno di roba. E ovviamente chiuso a chiave. Vi piacciono proprio queste cose, eh? Ah, penso che devo accendere le lucine. Qualsiasi cosa. Cos'è stato? Che intanto ho aperto la porta dall'altro lato e poi di qui si può risalire. Che è proprio di lì. Lo schema, dice. Devi trovare lo schema. Ho capito che devo trovare lo schema, madonna incastrata. Fammi un attimo vedere qua. Un po' di roba. Comunque dialoghi troppo forti, troppo frequenti. Cioè un po' di cose bello che ci arrivi. Questo perché ormai i giochi li stanno spingendo sempre e ti devono spiegare per filo per segno le cose, quando invece sarebbe bello lasciare al giocatore un po' di... Oh, Dio mio, ho trovato un progetto per il manico incazzatissimo. Salvataggio dei dati. Sarebbe bello lasciare al personaggio devi trovare lo schema. Quella libertà di poterle cercare. Bene, andiamo non qui, già così. Pingato. Eccolo. Sono al capostazione. Allora è 1, 2, 3, 4. Ultimi pensieri dell'individuo. È inquietante. Capostazione. E per quanto tempo parlano? Non so dirtelo con precisione. All'incirca per un periodo. Spero che funzioni. La linea della funicolare è attiva. Ok. Benvenuti, passeggeri. Siamo pronti a passeggere i vostri posti. Entro su sto robo. Niente biglietto. 6. Partenza. Ah, questa galleria è un macello. Sarà un viaggio movimentato. Mamma mia, raga, guardate però il disastro, eh. Quasi. Oddio, guarda quella, tipo post-apocalittica è diventata. Così. Attenzione. Io è tutto andato a puttana qui. Porca puttana, ma perché cazzo prende questa situazione? Lo sapevo che sarebbe. Ma anche a bug incredibile. Attenzione, più avanti c'è una voragine. La vedo. No. È molto più forte però, la nostra ascia. C'è il panico. Ma ora io devo salire qui in mezzo... Ah, meno male. Ok. Dobbiamo trovare il modo di proseguire. Ma francamente non saprei proprio come riuscirci. Arrampicandoci sulla parete! Non è ovvio? Ti intendi di scalate? Sono un soldato della squadra speciale, non un civile smidollato seduto dietro una scrivania. Sono addestrato per ogni evenienza. Devo ammetterlo, saperlo mi rincuora. Ok, puoi arrampicarti, va bene, sui tubi, ma l'avevo già intuito. Un tubo troppo nuovo in un ambiente troppo squallido. Ok, mamma mia. Ormai dobbiamo cercare di uscire da questo posto. E tramite il tubo poi noi saltiamo da quest'altra sporgenza. Attenzione, salto della vita. Ok, ci arrampichiamo qui. Possiamo salire ancora sopra. Ma è comunque bella l'ambientazione dove i robot sono tutti... Cioè, sono andati tutti... Oddio! Porca puttana, non me l'aspettavo! Sono d'accordo, hai ottimi riflessi, maggiore. Puoi scommetterci.
Non sopravviverei altrimenti. Mamma mia. Oddio. Mamma mia, raga. A parte ci stavo morendo male. Poi sono caduto di nuovo. Mi devo rifare sta parte. Due coglio. Salta, salta. Ok. Ok. Pericolosissimo sto posto, raga. Cazzo è successo? Sono morto. Bello, raga. Mica ti fa capire veramente quanto sono pericolosi i robot. Minchia, raga, guardate lì il bastardo. Raga, questa parte l'ho fatta 26 volte. Venivo ucciso da non so cosa. Assurdo. Buttiamo qua. Che ironia, compagno. Mi presi così tanta cura di quelle macchine meravigliose, potenti e progettate magnificamente. E ora... Ah, che ironia. Di cosa stai parlando? I Burav, il nostro prodotto d'eccellenza. Che peccato. Sai che non ci era concesso venderli all'estero, compagno? Scusa, vado di fretta. Che questo si incazza. Secondo me è abbastanza intelligente da venire da qua. Ci muori? Porca puttana. Questo qui volevo lottarlo, raga, perché i robot c'hanno parti importanti. Ok, ricarichiamo. Quindi possiamo anche parlare con i cadaveri, che c'hanno insomma qualcosa di neurale che riescono a darci. Qui possiamo passare. Ah, come mi piace strisciare nelle gallerie buie. È stato un viaggio infernale, cazzo. In condizione. Oddio, raga. Ehi. Oddio. Questa è la mia fermata. Che viaggio piacevole. Mamma mia, raga, l'ansia di camminare con quei robi lì. Proiettile per fucile per 5. Attenzione. Un bel po' di colpi li abbiamo messi da parte. Ragazzuoli, io direi che per questo episodio comunque noi ci possiamo salutare anche qua. Io vi invito a lasciare like, cazzi e mazzi, per la serie, per supportarla. E in caso la portiamo avanti, bene mia. Alla prossima. Ciao, bene mia.